Eliminare le province aumenterebbe i costi per la collettività e renderebbe impossibile il governo del territorio in Regione Lombardia. E questo è uno dei passaggi dell'intervento del governatore lombardo Roberto Maroni, intervenuto ieri all'Assemblea delle Regioni del Nord che si è svolto appunto a Milano nella sede della provincia, in cui si è discusso del destino delle province. Sentiamo. Da qui deriva il sostegno che noi vi diamo e che diamo alle province, perché è il nostro interesse che questo disegno del governo venga accantonato. Ne abbiamo discusso a lungo nell'ambito della conferenza delle regioni. C'era l'intenzione all'inizio di andare divisi, alcune regioni avrebbero detto no e altre regioni sì e altre ancora mi. Alla fine abbiamo deciso di mantenere il fronte unito sul no al disegno di legge del Rio, perché noi non siamo contro la riforma dei livelli istituzionali, delle istituzioni, non siamo contro la riforma del sistema di organizzazione degli enti locali, non siamo per mantenere lo status quo a prescindere, siamo per un ammodernamento, per una modernizzazione, ma che vada nel senso dell'attuazione del principio di sussidiarietà, che è totalmente assente dal disegno del governo. Il principio di sussidiarietà vuol dire, lo sappiamo, che i territori, i sindaci, gli amministratori, i territori governano e si autogovernano, e non che qualcuno da Roma o da chissà dove decide in nome per conto degli altri. Questo disegno di legge del Rio, quindi, noi intendiamo contrastarlo, abbiamo comunicato ufficialmente al governo che siamo contrari e vogliamo che le regioni siano coinvolte prima della definizione delle scadenze, della partenza delle città metropolitane. Se partono il 1° gennaio 2014 è finita, cioè non c'è più senso, non c'è più secondo me neanche bisogno che la regione sia governata da un governatore, e in particolare dal sottoscritto, non ha più senso. Io sono stato eletto con un sistema istituzionale e ho corso perché alle elezioni perché c'era questa prospettiva di governo per 5 anni della regione con le leve principali nelle mani del governatore. Se dal 1° gennaio 2014 metà della regione è nelle cose principali è sottratta alle mie competenze, con tutto il rispetto dico che cosa ci sto a fare, perché è così. L'area metropolitana, la città metropolitana cura lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione, pianificazione, coordinamento, promozione, gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture, delle reti di comunicazione, nonché mediante il sostegno alla ricerca. La ricerca di che cosa? Che cosa vuol dire il sostegno alla ricerca? Vuol dire che tutto quello che noi facciamo come regione per la ricerca scientifica e tecnologica, per metà di regione, guarda caso nell'area di Milano dove sono tutti i principali IRCCS e i centri di ricerca, viene sottratto, e questo non interferisce forse con la competenza esclusiva che la regione ha in materia di sanità e di socio e in particolare di sanità? Sì, è costituzionale.